Oggi a Lugano per i campionati mondiali su strada sono di scena i dilettanti e Fausto Coppi, macchina fotografica a tracolla, fa da spettatore d'eccezione. Planiamo con l'elicottero sul traguardo di partenza. Via! 115 i concorrenti, 24 i paesi rappresentati, 12 i giri del circuito, per un totale di 180 km. Favoriti gli azzurri d'Italia, ecco Gianneschi dopo aver assaggiato per primo e solo la salita della Crespera. Poi sarà un quartetto a guidare la gara e ne farà parte un altro italiano, Filippi. I suoi tifosi lo incitano non soltanto con la voce e coi gesti, lo vogliono campione del mondo, secondo la tradizione favorevole ai dilettanti azzurri. Da un incitamento all'altro, questo del commissario tecnico Proietti galvanizza i cinque italiani al comando nel finale della gara. Invocazioni e pronostici rispettati. Proprio Filippi e Nencini disputano la volata, che pertanto vedrà comunque la vittoria di un italiano, poiché il gruppo è a 100 metri. Vince Filippi e da questo momento comincia l'apoteosi del nuovo campione del mondo. Lo abbraccerà anche Fausto Coppi e sarà felice presagio per colui che domani sarà campione mondiale dei professionisti. Oggi è il turno di Riccardo Filippi, per lui il trionfo. Dirà: questo è il più bel giorno della mia vita.